Paolo Sorrentino, allora guida i film italiani in concorso con il suo È stata la mano di Dio, un film autobiografico, ce lo racconta, ce lo spiega. Ma sì, è un romanzo di formazione di un ragazzo, di un adolescente che transita nell'età adulta a Napoli negli anni Ottanta e in parole povere è la mia vicenda privata. Come mai ha deciso di fare questo film? Ho deciso di fare questo film perché era arrivato il momento di provare a liberarsi da questo lungo monologo interiore che uno fa, che ciascuno di noi fa riguardo ai propri dolori, alle proprie sofferenze e condividerle col pubblico con la speranza che possano piacere, possano aiutare sia chi vede il film sia chi lo ha fatto, in questo caso io. Senta, avverte un po' la responsabilità, tra virgolette, di aprire e la mostra con i film italiani in concorso, cioè di essere il primo? Ma più che una responsabilità è un onore, sono felicissimo di essere qui in compagnia di tanti colleghi bravi, di un amico come Mario Martone, sono molto felice, molto felice. Che momento è per il cinema italiano? Barbera diceva che è un momento, uno stato di grazia del cinema, un momento di grazia. Lui ha più elementi di me per dirlo perché ha visto i film, ma penso che sia proprio così. Ci sono forse dopo molti anni tante generazioni che lavorano molto bene, la generazione più grande come quella di Marco Bellocchio che ha fatto un film formidabile che si chiama Marx può aspettare, penso che anche la generazione di quelli della mia età se la stia cavando bene, ci sono dei giovani molto interessanti. Senta, nel suo film parla di una Napoli del passato, rispetto a quella di oggi cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale? Non ho molti elementi per rispondere a questa domanda perché non vivo a Napoli da tanti anni. Napoli è una città che apparentemente cambia, ma secondo me poi rimane abbastanza fedele a se stessa perché è una città capace di accogliere e di piegare tutto ciò che accoglie, di farlo diventare qualcosa che riguarda sempre Napoli. Senta, è un luogo di Napoli che gli è rimasto da bambino nel cuore, se ci possiamo, un luogo, una circostanza, un episodio, una situazione. È casa mia dove ho abitato, che sono esattamente i posti che poi si vedono nel film. E da bambino avrebbe mai immaginato di fare questo mestiere? No, francamente non pensavo che nessuno mi avrebbe mai affidato più di 50.000 lire per fare qualche cosa. E come è nata questa sua passione? La mia passione per il cinema è nata guardando film a casa annoiato e a un certo punto mi sono reso conto che i film erano una meravigliosa occasione di fuggire la propria malinconia, la propria sofferenza. Venezia, come la ritrova la mostra di Venezia? Mi sembra in ottima forma, nonostante le restrizioni maledette dovute al virus, mi sembra in grande forma. Ultimissime due cose, quest'anno e mezzo di pandemia, come l'ha vissuto e come ha vissuto secondo lei il cinema in quest'anno? Beh, è ovvio che il cinema si è dovuto un po' adattare alle esigenze, io l'ho vissuto tutto insomma in maniera contrastante come tutti, da un lato con angoscia, ma allo stesso tempo è stata anche un'occasione per fermarsi, riflettere. Non è un caso che abbia fatto questo film durante questo periodo, era forse l'unico film possibile parlare di sé. E arriva anche un messaggio di speranza, secondo lei, di ripresa per il paese adesso? Secondo me sì, sono molto fiducioso nel Presidente del Consiglio che c'è adesso. Grazie mille. Grazie a lei, grazie mille. Alla prossima.